Era il momento in cui la notte lascia spazio al giorno, anche nel regno di Fatalia. Le fate che vi abitano si sono date il compito di sostenere gli uomini nel loro processo di crescita, incarnando tutte le qualità umane per farci comprendere che c'è un altro modo di vivere la vita. Un modo che prevede gioia e pace per tutti. Come ogni giorno, la lucciola, volteggiando allegra, si avvicina alla casetta. Dopo aver controllato che i funghi abbiano riposato bene e siano ben lucidi, apre la porta ed entra. Le piace moltissimo il compito di ridestare le fate prima del suo meritato riposo. Si avvicina silenziosa al guscio abbandonato da una chiocciola. Il suo bagliore ritmato sveglierà la fatina. Lei sbadiglia, si stira e poi si alza, pensando a tutte le buone azioni da compiere quel giorno, ma soprattutto a tutte le dimostrazioni di affetto che riceverà in cambio. La rugiada raccolta nella notte dalla campanella la prepara al giorno. Brrr, dice, com'è fresca stamattina! Come sempre ordina a tutto ciò che le può servire di farsi piccolo e di entrare nel suo grande cappello. Chiodi, martello, colla, forbici, ago e filo, sacchettini con polvere fatata. Prima di uscire si guarda allo specchio e si dice: come sono buona io! Anche oggi dimostrerò al mondo quanto amore ho da dare. Senza perdere tempo inizia a passeggiare nel bosco, rendendosi subito conto di quante foglie siano cadute a terra. Sta arrivando l'autunno e i colori cambiano, le foglie muoiono, ma lei è troppo intenta a compiere buone azioni per accorgersene. «Quanto disordine!» dice inorridita. E quindi, senza pensarci un attimo, inizia a cospargere rami e tronchi di colla collosa colante, facendo ben attenzione a non farsene scappare nemmeno uno. Raccoglie in grembo le foglie staccate usando la sua magia e con un soffio le ridistribuisce sugli alberi che tentano invano di sottrarsi a quell'orrore. Soddisfatta della buona azione, gongolando se ne va. Non si accorge del dolore che prova la fatina del servizio, che quel giorno non avrà nulla da fare, perché ormai è già lontana. Monta in groppa la sua ape preferita e via, alla ricerca di altre buone azioni da compiere. Che succede? Sento qualcuno piangere laggiù. E mentre comanda all'ape di scendere in picchiata, già estrae un enorme fazzoletto dal cappello. Scende, si avvicina all'amica con il buon intento di consolarla, ma anziché abbracciarla, le asciuga tutte le lacrime dicendo in modo perentorio: «Le fate potenti non piangono!» L'ape aguzza il suo pungiglione. Si arrabbiò moltissimo nell'assistere a tanta leggerezza, ma già si ritrova nuovamente spinta a sorvolare il regno. Osserva dallassù ogni filo d'erba. Perfetto! Nel bosco tutto funziona alla perfezione ora! L'ape, cominciando ad accusare stanchezza, si dirige verso casa. Le sue amiche raccolgono felici il nettare per la produzione giornaliera di miele. Giocano e si rincorrono anche un po'. Non ce la faranno mai da sole! Devo farmi venire un'idea! E così obbliga una campanula a staccarsi dallo stelo per usarla come secchiello e impone a tutti gli altri fiori, allibiti e tristi, di depositarvi il loro nettare. Consegna quindi il suo bottino a 5 api, ma il fondo del fiore si spezza sotto tanto peso. Anche quel pomeriggio, per sentirsi riconosciuta, convoca l'assemblea del villaggio affinché tutte sapessero la quantità di amore che aveva distribuito. Come avrete capito, questa fatina si sentiva in diritto di fare e chiedere tutto ciò che voleva e si aspettava in cambio rispetto, favori, riconoscenza e accettazione. Ricordò infine alla fatina del servizio di fare il bucato per lei. La tunica si era macchiata con tutta quella colla. Ecco l'ordine del giorno per domani. Guardando il tramonto, si compiacque di se stessa ancora una volta. Ma ecco apparire una farfalla ritardataria. La fatina pensò:
Mica potrà andare a dormire con tutta quella polvere sulle ali. Mi toccherà fare l'ultima buona azione del giorno. Estrasse dal cappello il suo pennello più grande e rimosse tutto quello sporco. Ma la farfalla cadde abbattuta. Non poteva più volare. Giunsero da ogni dove le fatine di Fatalia e per la prima volta la fatina dell'amore si rese conto che il suo era un amore sbagliato. Iniziò a piangere disperata sotto un albero dalle foglie incollate. «Cosa ho mai fatto?» Sopraggiunse in quell'istante Fatalia. La fata saggia teneva tra le mani la povera farfalla. Dolcemente attirò la sua attenzione. «È giunta l'ora che io ti parli dell'amore vero. L'amore prevede che ognuno possa fare le proprie scelte, è mettersi nei panni dell'altro, è offrire la possibilità di sbagliare, perché è da ciò che noi chiamiamo errore che possono nascere le lezioni della vita». Solo a quel punto si ricordò del sacchettino di polvere fatata, rimasto nella punta del cappello. La farfalla si rianimò volteggiando felice nel cielo. La fatina intese che la profondità di amare è lasciare all'altro la libertà di essere ciò che è senza limiti. Appese quindi una targa sulla porta di casa. Qui vive la fatina dell'amore incondizionato. Thank you.